Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiedermi coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 10, 8 marzo 1912. Questa mattina si è offerto vittima il padre G al nostro Signore ed io stavo pregando ed offrendolo che lo accettasse, onde il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, io lo accetto di buon cuore e digli che la sua vita non sarà più la sua, ma la mia. Anzi, lo scelgo vittima della mia vita nascosta. La mia vita nascosta fu vittima di tutto l'interno dell'uomo, sicché soddisfece per i pensieri, desideri, tendenze, affetti cattivi. Tutto ciò che fa di esterno l'uomo non è altro che lo sbocco dell'interno. Se tanto male si vede nell'esterno, che sarà dell'interno? Quindi molto mi costò il rifacimento dell'interno dell'uomo. Basta dire che vi impiegai la prolissità di 30 anni. Il mio pensiero, il mio palpito, il respiro, i desideri erano sempre intenti a correre presso il pensiero, il palpito, il respiro, il desiderio dell'uomo per ripararli, per soddisfarli, per santificarli. Così scelgo lui vittima per questo punto della mia vita nascosta.
sicché voglio tutto il suo interno unito con me ed offerto a me. Per soddisfarmi l'interno cattivo delle altre creature. E da bella posta lo scelgo per questo, perché essendo lui sacerdote, conosce più degli altri l'interno delle anime, il marciume, la melma che c'è dentro di loro. E da ciò può conoscere di più quanto mi costò questo mio stato di vittima a cui voglio che prenda parte, non solo lui, ma anche gli altri che lui avvicina. Figlia mia, digli che la grazia che gli faccio, accettandolo come vittima, è grazia grande, perché il farsi vittima non è altro che un secondo battesimo, anzi più del battesimo, perché si tratta di risorgere nella mia stessa vita. E dovendo la vittima vivere con me e di me, mi è necessario lavarla da ogni macchia, dandole un nuovo battesimo e raffermarla nella grazia per poterla ammettere a vivere con me. Si chiede ora un po' tutto ciò che farà, non dirà più che è cosa sua, mamma mia, sicché se prega, se parla, se opera, dirà che sono cose mie. Poi Gesù pareva che guardava intorno ed io, che guardi Gesù, non siamo soli? E lui, no, ci sono persone, le attiro attorno a te per averle più strette con me. Ed io, vuoi loro bene? E lui, sì, ma le vorrei più sciolte, più fiduciose, più ardite, più intime con me, senza alcun pensiero di loro stesse. Perché devono sapere che le vittime non sono più padrone di loro stesse, altrimenti annullano lo stato di vittima. Ond'io, sentendomi un po' di tosse, ho detto: Gesù, fammi venire presto, fammi morire di tisi. Presto, presto, fammi venire, portami con te. E Gesù, non mi far vedere che resti scontenta, altrimenti io soffro. Sì, morrai di tisi, un altro poco, e se non morrai di tisi corporale, morrai di tisi d'amore. De non uscire dalla mia volontà, perché la mia volontà sarà il tuo paradiso, anzi il paradiso del mio volere. Quanti giorni starai in terra, altrettanti paradisi di più ti darò in cielo. Capitolo 11, 13 marzo 1912. Continua Gesù a parlare sullo stato di vittima dicendomi: Figlia mia, il battesimo della nascita è di acqua, perciò ha virtù di purificare, ma non di togliere le tendenze, le passioni. Ma il battesimo di vittima è battesimo di fuoco, perciò ha virtù di purificare non solo, ma di consumare qualunque passione e tendenze cattive. Anzi, io stesso le vado battezzando parte per parte. Il mio pensiero battezza il pensiero dell'anima, il mio palpito il suo palpito, il mio desiderio il suo desiderio e così del resto. Ma però questo battesimo si svolge tra me e l'anima a seconda che si dà a me e non più riprende quello che mi ha dato. Ecco perciò, figlia mia, non avverti tendenze cattive ed altro, questo ti avviene dallo stato di vittima e te lo dico per tua consolazione. Perciò di al Padre G che stia ben attento che questa è la missione delle missioni e l'apostolato degli apostolati. Sempre con me lo voglio e tutto intento in me. Capitolo 12, 15 marzo 1912. Continuando il mio solito stato, mi sentivo un desiderio grande di fare la volontà santissima di Gesù benedetto. E lui nel venire mi ha detto: Figlia mia, la mia volontà è la santità delle santità. Sicché l'anima che fa la mia volontà, per quanto fosse piccola, ignorante, ignota, lascia dietro gli altri santi, adonta dei portenti, delle conversioni strepitose, dei miracoli. Anzi, confrontandole, le anime che fanno la mia volontà sono regine e tutte le altre stanno come al loro servizio. L'anima che fa la mia volontà pare che fa niente e fa tutto. Perché stando nella mia volontà, queste anime agiscono alla divina, nascostamente ed in modo sorprendente. Sicché sono luce che illumina, sono venti che purificano, sono fuoco che brucia, sono miracoli che fanno fare miracoli. Quelli che li fanno sono i canali, in queste invece ne risiede la potenza. Sicché sono il piede del missionario, la lingua dei predicatori. La forza dei deboli, la pazienza degli infermi, il regime dei superiori, l'ubbidienza dei sudditi, la tolleranza dei calunniati, la fermezza nei pericoli, l'eroismo degli eroi, il coraggio dei martiri, la santità dei santi e così tutto il resto. Perché stando nella mia volontà vi concorrono a tutto il bene che ci può essere in cielo e in terra. Ecco
Ecco come posso ben dire che sono le mie vere ostie, ma ostie vive, non morte. Perché gli accidenti che formano l'ostia non sono pieni di vita, né affluiscono alla mia vita, ma l'anima è piena di vita e facendo la mia volontà influisce e vi concorre a tutto ciò che faccio io. Ecco perciò mi sono più care queste ostie consacrate dalla mia volontà che le stesse ostie sacramentali, e se ho ragione di esistere nelle ostie sacramentali è per formare le ostie sacramentali della mia volontà. Figlia mia, è tanto il piacere che prendo della mia volontà che al solo sentirne parlare ne gongolo di gioia e chiamo tutto il cielo a farne festa. Immaginati tu stessa che sarà di quelle anime che la fanno. Io trovo tutti contenti in loro e do tutti contenti a loro. La loro vita è la vita dei beati. Due sole cose a loro stanno a cuore. Desiderano, agognano. La mia volontà e l'amore. Poco hanno da fare mentre fanno tutto. Le stesse virtù restano assorbite nella mia volontà e nell'amore, sicché non hanno più che a fare con loro, perché la mia volontà contiene, possiede, assorbe tutto, ma in modo divino, immenso e interminabile. Questa è la vita dei beati. Bene, il Signore e la Madonna ci aiutino a fare un po' una sintesi meditativa di queste suggestioni veramente straordinarie che abbiamo ascoltato, ognuna delle quali può aprire canali e piste molto ampie per la meditazione personale, per cui certamente è assai suggeribile tornare e vedere, ecco, lo Spirito Santo per quali canali ci conduce la nostra anima, quali sono i nostri bisogni, quindi cosa vuole dirci personalmente il Signore attraverso queste parole. Come sempre cogliamo alcuni spunti che poi appunto lo Spirito Santo si incaricherà in coloro che lo ascoltano e lo desiderano di far approfondire nella preghiera intima e personale. Si è parlato molto dell'essere vittima. E si capisce da questo, dal contesto di questi scritti che abbiamo ascoltato, che non tutti coloro che vivono nella divina volontà saranno vittime, ma certamente tutte le vittime sono molto avanti nella vita, nella divina volontà, a condizione che vivano coerentemente con questo loro stato. Uno stato che non va abbracciato a cuor leggero, dopo aver compreso bene quello in cui consiste. Perché il pericolo, come Gesù stesso ci ha detto, è che se l'anima si offre, non deve riprendersi quello che ha dato. Ecco perché una cosa di questo genere non si fa assolutamente a cuor leggero. E così come molte altre cose, no? Le consacrazioni impegnative alla Madonna, la consacrazione monfortana, io suggerisco sempre di non fare queste cose a cuor leggero, perché è meglio prendersi tempo, o anche tempo indeterminato, o proprio non imbarcarsi in imprese che potrebbero essere superiori alle nostre forze, come Gesù ricorda nel Vangelo, no? Chi di voi, se deve fare una guerra, non si siede a vedere se può affrontare con 10.000 un esercito di 100.000 persone, o deve costruire una torre, non si siede per vedere se c'è mezzi per portarla a compimento, altrimenti è meglio non muoversi. D'accordo? A noi sacerdoti si diceva nei tempi della nostra formazione che è meglio un buon cristiano che un cattivo prete. Ecco, così si può dire che è meglio un buon figlio della divina volontà che un'anima vittima che poi rinneghi e si riprenda quello che ha dato a Gesù, cosa che non si può fare. C'è un classico della spiritualità mariana, ecco, che è il mio ideale, di Padre Emilio Nevers, dove l'autore, prestando, ecco, la voce alla Madonna, le fa dire, cosa
molto vera, sapessi quanti sono, figlio mio, i miei devoti, che in un attimo di fervore mi hanno donato e ho sacrificato e offerto tutto, tutto insieme. E poi se lo sono ripresi tutto a poco a poco. Ecco, quindi questo battesimo di Gesù si svolge tra me e l'anima a seconda che si dà a me e non più riprende quello che mi ha dato. Nella vita interiore, ma anche nella vita cristiana, questo dobbiamo mettercelo bene in testa, ci sono dei punti di svolta che sono punti di non ritorno. Questo è proprio insito, no? Cioè, si vede benissimo nei sacramenti. Se una persona viene battezzata, quello è un punto di non ritorno. Anche se adesso, insomma, ecco, c'è questa macabra e orribile moda della pratica dello sbattezzo chiesta da alcuni, che è una cosa veramente allucinante, gravissima al cospetto di Dio, ma il cui unico effetto che può produrre è che un parroco, dietro certamente la procedura che c'è, annoti sul registro del battesimo e quella persona non vuole più avere niente a che fare con la Chiesa cattolica, ma il battesimo non lo può togliere a nessuno, ma col Papa. Stessa cosa vale per la cresima, stessa cosa vale per l'ordine sacro, tu es sacerdos in eternum, d'accordo? Stessa cosa vale per il sacramento del matrimonio, almeno fino a quando entrambi i coniugi sono vivi, perché venendone a mancare uno, il sacramento cessa di essere. Stessa cosa vale per l'Eucaristia, una volta che un'ostia è consacrata non la può sconsacrare nessuno, neanche il Papa. Quindi abbiamo tanti esempi nella nostra vita di fede di momenti che causano una irreversibilità. Quindi tu apri una porta, ci entri, e dopodiché quella porta ti si chiude dietro e non la puoi riaprire. È bello questo qui, è bello, avvincente, entusiasmante, ecco, però questo ci riporta alla mente le parole prima citate del Vangelo di Gesù. Attenzione, ecco, certo poi bisogna fare le scelte fidandosi anche un pochino del Signore, no? Perché se aspettiamo di essere santi e perfetti non ci muoveremo mai in certe direzioni. Però bando alla precipitazione e a fare tante cose a cuor leggero. Questo è un primo spunto. Questo perché le vittime, appunto, non sono più padrone di loro stesse, non si appartengono più. E questo non può essere una chiacchiera, d'accordo? Vivere con me e di me. Gesù lo dice, no? Ma questa è la stessa cosa che accade quando si vive nella divina volontà. Tutto ciò che fa, che dice, non è cosa sua, ma mia. Se prega, se parla, se opera, dirà cose, dirà che sono cose mie. Quindi è tanta roba. Ed è interessantissimo notare questa chicca che Gesù dà, cioè il tipo di offerta che chiede a questo sacerdote che viene soltanto nominato attraverso l'iniziale, la G, il padre G. Dice sì, lo accetto e deve essere la vittima della mia vita nascosta. E qui Gesù fa molto pensare, ma fa molto pensare anche a noi. Perché noi sappiamo benissimo dagli scritti di Luisa, forse qualcuno di noi ci ha chiesto, dice, ma come mai che Gesù è stato 30 anni a Nazareth e 3 anni in vita pubblica? Ma è un'enormità, è 10 volte tanto. Ma ci avevamo sulla terra la parola eterna di Dio, il verbo eterno del Padre, la sapienza infinita. Ma solo 3 anni ad evangelizzare, ma era meglio che ne dedicasse 20. Cioè, quando c'era 20 anni era più che sufficiente per cominciare l'evangelizzazione. Sì, si potrebbe chiedere. Ecco, ma come sempre la risposta è: se lui non l'ha fatto, lui è Dio, non è uno sciocco. Dio fa sempre le cose migliori e le fa sempre in modo più perfetto. Vuol dire che quei 30 anni erano necessari, necessari a ciò a cui noi non facciamo caso. A soddisfare pensieri, desideri, tendenze, affetti cattivi. Noi proviamo a vedere, qui Gesù dice: i sacerdoti sanno tante cose, no? Sanno per esempio quanto, com'è l'interno delle anime, il marciume, la melma che c'è dentro di loro. Sì, ecco, ma ci arrivano indirettamente perché è rarissimo trovare anime che
sappiano fare l'esame di coscienza profondamente su questo. Quindi, esaminando i pensieri, i desideri, le tendenze, gli affetti cattivi. Quante volte Gesù sollecita tutto questo, no? Quando spiega che la vita della divina volontà è una vita eminentemente interiore, che si vive al cospetto di Dio. Ecco, io non voglio, insomma, senza nulla togliere a Luisa, c'è un testo stupendo che fa vedere molto della vita interna di Gesù, qui Gesù ne parla e la spiega, ma c'è un testo scritto da una suora che si chiama Suor Cecilia Bai, che è Vita interna di Gesù Cristo, un testo molto bello, volume molto lungo, dove praticamente scorre la vita nei momenti salienti di Gesù e si vede come Gesù dal di dentro santificava tutto quello che faceva, offrendo continuamente al Padre, riparando, offrendo intenzioni di riparazione, in continuazione. Questa donna ha scritto anche la vita di San Giuseppe, la vita di San Giovanni Battista, sono tutti disponibili degli ampi stralci di quest'opera in MP3 sul mio sito, e dove si vede come San Giuseppe e San Giovanni Battista, idem. Quindi come i grandi santi avevano una grande vivacità interiore, cioè quel dialogo con Dio dove gli stavano continuamente offrendo quello che stavano facendo, senza che dall'esterno nulla trapelasse. E la raffinatezza a cui arrivano è che capire che un pensiero, un desiderio si allontana, una tendenza, un affetto soprattutto da Gesù, è un problema. E perché Gesù chiede questa cosa? Dice perché mi costò talmente tanto una cosa di questo genere che vi impiegai 30 anni per andare a correre appresso a tutti quanti i pensieri, i palpiti, i respiri, i desideri degli uomini che non ci fanno caso, d'accordo? Che non ci stanno attenti. Eppure Gesù l'ha detto, dove il tuo tesoro la sarà anche il tuo cuore. Quindi, come spunto di meditazione, poi insomma, ecco, noi siamo capaci di vita interiore, siamo capaci di introspezione interiore, di esaminare i nostri pensieri, di esaminare i nostri affetti, di esaminare i nostri desideri, le nostre tendenze, e anche di offrirne di santi a Gesù, ed anche di riparare per quello che i nostri simili fanno di difforme dalla divina volontà in questi ambiti. Ecco, poi Gesù, prima di passare all'ultimo punto, insomma, che è straordinariamente bello, ancora una piccola considerazione, parla dell'offerta come vittima, come un battesimo di fuoco, come un secondo battesimo di fuoco. Fa una spiegazione molto bella, certamente questo sono tutte cose da intendersi rettamente e correttamente, no? Non in maniera grossolana. Dice la verità, il battesimo di acqua ti toglie il peccato originale, i peccati attuali, ti dà la grazia santificante, ma questa è dottrina della Chiesa, che rimangono le tendenze, le passioni, la concupiscenza, con cui ci dobbiamo lottare per tutta la vita. Non si diventa santi per il battesimo, altrimenti solo per il battesimo, altrimenti tutti i battezzati sarebbero per il solo fatto di essere battezzato santi, e così evidentemente consta che non è dall'esperienza. Ora però il battesimo di vittima è il battesimo di fuoco, perché? Perché chi fa una cosa di questo genere con coscienza si immola completamente, quindi si dà tutto, ecco, si offre, e quindi le stesse tendenze cattive, le stesse passioni, Gesù stesso si incarica di prenderle e di distruggerle, perché si realizza questo stato di diffusione, di immedesimazione della vita della vittima e di colui che questa offerta riceve e accoglie, che è Gesù. E attenzione, questo battesimo si svolge tra me e l'anima a seconda che si dà a me, quindi a seconda di quanto autentica, vera e fattiva sia questa offerta, e non riprende quello che mi è dato. Ecco,
E infine abbiamo ascoltato quella frase che è un cult, diciamo, degli scritti della Divina Volontà, abbastanza ricorrente, cioè che la Divina Volontà è la santità delle santità. E per quanto un'anima che entrasse in questo mondo fosse piccola, ignorante, ignota, dai punti a tutti gli altri santi, dice Gesù, li lascia indietro, adonta dei portenti delle conversioni strepitose, dei miracoli, gli dà tanti punti. E tra l'altro queste anime pare che non facciano niente, perché la vita nella divina volontà, come abbiamo visto, è tutto interiore. Immaginiamo un'anima che sappia ben indirizzare i pensieri, i desideri, gli affetti, che nel silenzio stia in stato di dialogo continuo con Gesù nell'offrirgli quello che fa, i passi, i pensieri, gli affetti, quando mangia, quando dorme, quando beve, quando lavora, quando studia, qualunque cosa faccia. Fuori non si vede nulla. Ecco, ma tutti quegli atti che quell'anima sta compiendo in questo stato sono atti tutti quanti divini, grossi, agiscono alla divina, dice Gesù, un altro termine tipico, no? Agire alla divina o agire alla umana? Agire alla divina sia per la modalità che anche per quello che si fa. E poi nascostamente, in modo sorprendente, nascosti agli occhi degli uomini, ma non agli occhi di Dio che vede molto bene. E Gesù dice addirittura, quelli che fanno i miracoli esteriori, ci sono sempre stati e ci saranno anche oggi, certamente, sono canali, ma la potenza del miracolo è generata dall'anima che vive nella divina volontà, dice Gesù. Perché un miracolo è dispiegamento della potenza divina. Se una persona dice nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina, sta facendo il canale, cioè io, la mia umanità, è strumento di trasmissione di una potenza che non è mia. Quella potenza, dice Gesù, è generata da un'anima che vive nella divina volontà. Ancora, stando nella mia volontà, concorrono a tutto il bene che ci può essere in cielo e in terra. Perché? Perché tutto il bene che c'è in cielo e in terra è derivante direttamente dalla divina volontà. E quando si sta in essa, ecco proprio il termine tipico di questi scritti, no? Stare nella divina volontà, vivere nella divina volontà, non semplicemente farla spesso, volentieri, il più possibile, di tanto in tanto, è chiaro che concorre a tutto ciò che Dio fa. Ci sono degli scritti dove Gesù chiaramente dice che le opere divine possono essere dette mie opere in una maniera stupefacente, certamente, no? Che insomma la persona dice, ma è come io che io ho creato l'acqua? Mi sembra una cosa stravagante, assurda, è evidente che in senso stretto no, nessuno ha creato l'acqua, ma stando in stato di fusione con la divina volontà, che è la creatrice dell'acqua, se due diventano una sola carne, dice Gesù nel Vangelo, ciò che è mio è tuo e ciò che è tuo è mio. Questo è il senso in cui intendere queste espressioni, no? Ed è ancora bellissimo anche la relazione che Gesù stabilisce tra le ostie consacrate, quindi tra l'Eucaristia, e le ostie vive, che sono le persone e che possono e devono diventare, se lo vogliono, ostie sacramentali della mia volontà. Bellissimo questo qui. Quindi, perché la Santissima Eucaristia è ordinata a questo scopo. Gesù è assai felice di essere contenuto e di vivere ininterrottamente in un'ostia sacramentale viva, qual è il nostro corpo, quindi la nostra persona, che non nell'ostia di accidente pane, diciamo così. Ho ragione di esistere nelle ostie sacramentali, dice Gesù,
per formare le ostie sacramentali della mia volontà. E poi, insomma, dice delle frasi molto, anche queste molto forti e molto consolanti. È tanto il piacere che prendo della mia volontà, che al solo sentirle parlare ne gongolo di gioia e chiamo tutto il cielo a farne festa. Immaginati tu stessa che sarà di quelle anime che la fanno. Ecco quella dimensione affascinante di questo mondo, che è quella promessa, ecco, di gioia, ma gioia profonda, gioia nel senso di beatitudine anticipata, certamente non al modo con cui arrivano i beati, insomma, però una gioia, una felicità vere, vive, percepibili, intense. Perché, dice Gesù, io trovo tutti contenti in loro e do tutti contenti a loro. E la loro vita è la vita dei beati. E a questi stanno a cuore solo due cose, questo anche qui, un nuovo spunto di riflessione, la volontà mia e l'amore. Io posso dire nel cuore che a Gesù gli dico, guarda Signore mio, le uniche cose che mi interessano sono di fare la tua volontà, di vivere in essa e di vivere di amore verso di te e certamente per amore tuo verso tutti. Tutto il resto non mi interessa, non c'è. Se e quando arriveremo a dire con verità, senza raccontare balle a noi stessi, prossimo, soprattutto senza presumere di raccontarle al Padre Eterno, e allora molto verosimilmente ci saremo inoltrati in questa vita dei beati, come Gesù dice. È chiaro che poi le spie di questo stato le conosciamo, quella più eloquente e meno simulabile anche dal nemico, anzi che viene fatto tutto tanto il contrario, è appunto lo stato di pace profondissima che caratterizza questa vita. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo con te meditato in questi splendidi testi, cosa significa essere vittime, e il Signore ci ha di nuovo ricondotto a una nuova immagine del vivere nella Divina Volontà, che è ostie, quella di ostie sacramentali vive. Nell'uno o nell'altro caso abbiamo visto che si tratta semplicemente in senso forte, in senso teologico, di aderire in tutto a ciò che Gesù è e ciò che Gesù vuole. Tu sei stata certamente l'una e l'altra, sono bellissime le immagini che ti raffigurano come ostensorio vivo e vivente, ecco, e il tuo essere vittima, insomma, ti ha portato fino al limite estremo dell'essere corredentrice. Prendici per mano, introducici, inoltraci in queste vie di cielo che ci condurranno con l'aiuto della grazia a vivere fin da qui la vita dei beati. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fiat Ave Maria.